Insomma, ultima cosa, tanto per finire, quando si dice che il nucleare è necessario, si parla sempre dei livelli di consumo attuali, ma come abbiamo detto migliaia di volte, la nostra economia è basata sullo spreco. Secondo un libro che vi consiglio di leggere, Capitalismo Naturale, scritto da un gruppo di economisti, di consulenti del Rocky Mountain Institute, cioè gente che poi fa le consulenze per la General Motors, non sono degli ecologisti con le margheritine. Ecco, questi qua cosa dicono? Analizzando proprio i sistemi dell'auto, della costruzione delle case, eccetera, dicono che il sistema dell'energia oggi nel mondo è basato sullo spreco. Arriviamo a sprecare l'80% dell'energia elettrica e delle materie prime. Noi abbiamo diciamo verificato in pratica, noi siamo riusciti a tagliare il 90% del consumo di energia di Alcatraz, anzi siamo riusciti poi a autoprodurre più di quello che consumiamo, per cui abbiamo addirittura un bilancio attivo, invece di succhiare energia la forniamo. Come? Con dei sistemi semplicissimi, isolando i tetti, sostituendo le caldaie a gas con quelle a biomasse, cioè scarti di legno, mettendo i tripli vetri, doppie finestre, collegando varie situazioni per cui una sola caldaia scalda diverse abitazioni. Abbiamo adottato auto elettriche, auto a basso consumo, lampadine a basso consumo, riduttori per il flusso dell'acqua dei rubinetti che si avvitano, ti permettono di risparmiare il 50%, impianto duale dell'acqua per cui non usi l'acqua potabile per lo sciacquone, ma usi l'acqua piovana per lo sciacquone, l'acqua potabile invece per lavarti, per far da mangiare, eccetera. Insomma, abbiamo messo insieme una serie di pratiche sensate, economiche, che rendono. Abbiamo costruito pannelli solari termici per avere l'acqua calda dal sole, pannelli solari fotovoltaici per produrre energia elettrica, e siamo riusciti a fare che cosa? Ridurre drasticamente il nostro consumo energetico. Se questa cosa venisse fatta a livello mondiale, potremmo mirare ad avere un risparmio altissimo, per cui se noi da una parte incentiviamo le fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica, d'altra parte abbassiamo i consumi e li razionalizziamo, otteniamo che siamo perfettamente in grado di far fronte ai bisogni energetici del nostro pianeta, e in più abbiamo risparmiato dei soldi, perché attenzione, noi proprio con il lavoro, con l'intervento che abbiamo fatto a Alcatraz, abbiamo dimostrato che il risparmio della bolletta energetica che abbiamo ottenuto è superiore alle rate del mutuo che andiamo a pagare per restituire alla banca i soldi che ci ha prestato per fare queste migliorie di efficienza energetica, e ci restano in tasca dei soldi. Per cui oggi intervenire contro lo spreco e nelle fonti rinnovabili è un grandissimo vantaggio, e non soltanto fai bene l'ambiente e rendi inutili tecnologie pericolose come il nucleare o dannosissime come il petrolio, non solo a livello di inquinamento ma anche a livello di guerra, eccetera, eccetera, ma crei proprio del vantaggio economico immediato. Se vi interessa, per inciso, abbiamo creato un gruppo d'acquisto che si occupa di comprare pannelli solari fotovoltaici e installarli, seguire tutte le pratiche dalla A alla Z, compreso il finanziamento bancario con Banca Etica, che ha un tasso ottimo, e stiamo anche cercando delle situazioni, delle cooperative sociali, dei comuni che siano interessate a fare un intervento di razionalizzazione globale a 360 gradi dei consumi, con l'inserimento della produzione diretta di energia. Sapete che lo Stato finanzia al 100% oggi i pannelli fotovoltaici, quelli per l'elettricità, i mulini a vento, diciamo, le turbine idriche. È una legge che ha fatto il governo Prodi. Adesso finalmente Berlusconi ha approvato anche la parte che riguardava biomasse, idrico e eolico. Se vi interessa approfondire tutti questi discorsi, su www.jacopofo.com trovate una serie di articoli, segnalazioni, gruppi d'acquisto. Tra l'altro, si può anche comprare l'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche senza avere il tuo impianto fotovoltaico. Tu puoi decidere che quando schiacci la luce in casa tua usi
dell'energia elettrica proveniente dal sole perché hai fatto un contratto con un'azienda che immette tutta l'energia che tu consumi prelevandola da centrali di produzione da fonti rinnovabili. Spero di essere stato chiaro e esaustivo e comunque non preoccupatevi perché le centrali nucleari Berlusconi non le farà, perché è una cosa assurda. Fra 6 anni farà ridere parlare di centrali nucleari e Berlusconi non avrà ancora messo la prima pietra. È soltanto una speculazione per dare soldi agli amici e agli amici degli amici. Dobbiamo preoccuparci di questi soldi, ma non abbiamo tanto da preoccuparci che realmente la follia del nucleare torni in Italia. Non ce la faranno, no, passeranno. E poi voglio ridere quando diranno dove fanno le 4 centrali nucleari. Voi vedrete la situazione, sarà impensabile. Grazie e vi saluto dalla mia stazione televisiva webcam autoprodotta. Ciao! Dimenticavo, abbiamo pensato di lanciare una catena di blog contro il suicidio energetico e contro il nucleare, perché contemporaneamente Berlusconi sta mazziando pesantemente tutti i finanziamenti, gli incentivi e tutte le cose che bisognerebbe fare per le fonti rinnovabili e sta buttando i soldi sul nucleare. Per cui l'idea è tanti siti che pubblicano lo stesso comunicato, pubblicano tutta la lista dei siti che aderiscono. In questa maniera otteniamo due risultati, facciamo una battaglia positiva e uniamo anche i siti tra di loro e rendiamo più visibile questa catena di siti. Vi ricordo tra l'altro che esiste www.stradaalternativa.it, che è un sito proprio di scambio di banner, di collegamento, di scambio di link tra siti etici, ecologici, artistici, eccetera. Grazie.